Allora, buongiorno, do il benvenuto a tutti. Mi presento con l'onorevole De Castro, sono la segretaria nazionale del Movimento Federalista Europeo. Rapidamente lo ringrazio per questa disponibilità, come ringrazio Jacopo che ha organizzato tante domande da parte nostra di fronte a questa protesta che è esplosa così, in modo così plateale. E tanti dubbi anche per capire le diverse angolazioni di questo problema che investe un mondo molto variegato come quello dell'agricoltura, insieme ad un problema strutturale come quello della sostenibilità della transizione, ovviamente green, che l'Europa ha avviato. Quindi io ora lascio a Jacopo la presentazione appunto del nostro ospite. Che è noto a tutti noi per la sua competenza, per la sua esperienza e che poi appunto affronterà questo tema cercando di mettere in luce anche il mondo e le problematiche proprio del mondo dei lavoratori in questo settore e di questo settore in quanto tale. Prego Jacopo, grazie. Allora, con Paolo De Castro ci conosciamo da molto. Lui è un professore ordinario di economia e politica agraria ed è stato un allievo, uno degli ultimi allievi di mio padre, che è anche lui un economista agrario e che si è occupato molto anche del problema dell'evoluzione della società agricola. Infatti qui per esempio c'è un testo, l'agricoltura nelle società in sviluppo. Ecco, questo problema della politica agricola è uno di quelli maggiormente seguito da Paolo De Castro e come parlamentare europeo, come studioso prima, ed è un tema che dall'inizio della nostra comunità c'era già la politica agricola, quindi con evoluzione, cambiamento, con ampliamento. E direi che la caratteristica, diciamo, degli altri studi è proprio come l'agricoltura deve adattarsi all'innovazione globale. Infatti ha scritto dei libri sul problema di dare un'alimentazione sufficiente a quelli che oggi sono più di 8 miliardi di persone. Ecco, questo quindi diciamo questo problema dello sviluppo. E di quello che è conseguenza di necessità, perché la gente se si arricchisce, però poi chiede più alimenti, anche se differenzia, e l'agricoltura relativamente ad altri settori si riduce. Sugli altri settori De Castro non è digiuno, perché lui adesso è anche presidente del comitato scientifico di Nomisma, e Nomisma, come sapete, è una società che fu fondata da Paolo Prodi e poi da Romano Prodi e poi da Bianchi, Patrizio Bianchi, eccetera, ed è proprio dedicata agli sviluppi delle attività produttive e ai mercati su cui si basano. Bene, direi non uso altro tempo e do immediatamente la parola a Paolo per parlarci di questa evoluzione Ah, sistemica. intanto grazie Jacopo, grazie Luisa e naturalmente un saluto a tutti quanti. Come diceva Jacopo, io sono onorato di essere stato uno degli allievi del professor Di Cocco, Enzo Di Cocco, che è stato un po' il padre dell'economia agraria come la conosciamo noi oggi. E quindi sono, diciamo, assolutamente ancora attuali. Il titolo del libro che leggevi, Jacopo, oggi continua a essere un punto di riferimento per cercare di capire come le società si adeguano in un mondo che cambia, no? Ma cambia sotto i due parametri che sono poi il motore di questo cambiamento, soprattutto per il settore agroalimentare. Uno è la demografia, quindi come cambia la popolazione, e dall'altra parte come cambia il reddito pro capite. Perché entrambi queste due forze influenzano significativamente la domanda, ma in maniera molto diversa. Noi siamo stati per tantissimi anni, sostanzialmente abbiamo avuto una crescita della domanda per via demografica nel mondo. Poi tutta una volta si sono messi
la Cina, l'Asia e tanti grandi paesi si sono messi ad avere un reddito pro capite che è cominciato a crescere e da lì è scoppiata la domanda. È scoppiata la domanda per cui oggi abbiamo, seppur ancora molto inferiori rispetto ai consumi pro capite occidentali o europei, però i consumi pro capite di latte e carne, sono cresciuti in maniera significativa in paesi in cui la popolazione, la Cina, per fare l'esempio più semplice, è talmente grande che genera un aumento di domanda alimentare che in qualche modo fa nascere quel problema che poi appunto abbiamo, come anticipavi tu, raccolto in un libro ormai 10 anni fa, in un saggio costruito con alcuni colleghi dell'Università di Bologna che si intitolava Corsa alla terra, no? Cioè questa grande preoccupazione dei paesi, soprattutto i paesi che si affacciano con una ricchezza, diciamo, più giovane rispetto a noi paesi occidentali, che hanno incominciato ad avere paura di non avere a sufficienza terra per poter alimentare una domanda che cresceva e cresce ancora a ritmi sostenuti. Da qui la corsa in tutte le poche aree del pianeta libere e in particolare l'Africa, perché in realtà tutto il pianeta è più o meno coltivato fino all'ultimo fazzoletto di terra. L'Africa è uno dei pochi continenti che è rimasto ancora libero e da qui i grandi investimenti cinesi, da qui la grande preoccupazione che si è scaricata e oggi forse in Africa è più facile incontrare un cinese che un africano, sono tutti investimenti, le grandi infrastrutture. Sono quasi tutte fatte da aziende di Stato o aziende private cinesi. Ma per affrontare il tema, diciamo così, un po' lasciare un po' di spunti anche alle vostre domande, che è il tema di oggi che viviamo noi in Europa e soprattutto questa, diciamo, accelerazione che c'è stata di questa commissione, della commissione di Ursula von der Leyen e di Frans Timmermans, vicepresidente. Una commissione che ha impresso un'accelerazione sulla transizione ecologica molto forte, transizione che si è scaricata non solo con la riforma della politica agricola che noi abbiamo completato di fatto 3 anni fa. Adesso 3 anni fa sono pochi, ma in realtà sono anni biblici fa, perché c'è stato il Covid, c'è stata l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, quindi sono cambiate parecchie cose. E questa riforma aveva già di per sé aumentato in maniera significativa gli obblighi di carattere ecologico per gli agricoltori. Voi sapete che oggi la politica agricola comune aiuta gli agricoltori con delle integrazioni di reddito, ma questi aiuti sono legati alla condizionalità, cioè al rispetto di una serie di regole. Queste regole di carattere ambientale, benessere animale, eccetera, sono significativamente aumentate in questa riforma, che è entrata in vigore dal 1 gennaio 2023, quindi poco più di un anno, ma che avevamo completato 3 anni fa. Questo proprio per darvi l'idea della complessità della messa a regime di una riforma che ha introdotto ecoschemi, tutta una serie di complessità che non vi dico, salvo che qualcuno mi voglia domandare. Ecco, a fronte di questi impegni più gravosi per tutti gli agricoltori europei, la Commissione ha voluto presentare già da un paio d'anni a questa parte, quindi quasi in contemporanea all'entrata in vigore di questa nuova PAC, una serie di regolamenti molto restrittivi che riguardavano l'uso dei fitofarmaci, il regolamento SUR, si chiama così, sui fitofarmaci, una direttiva sulle emissioni industriali allargata a tutte le aziende zootecniche, comprese le stalle, che evidentemente non hanno nulla a che fare con le nostre fabbriche o inceneritori che siano, e poi ancora un regolamento sul ripristino della natura che ha già nel titolo in qualche modo creato ulteriori sensazioni di malessere per quanto riguarda tutti gli agricoltori europei, no? Che vuol dire? Quindi vuol dire che gli agricoltori fino adesso hanno distrutto la natura, per cui adesso bisogna ripristinarla, quindi i mal di pancia sono aumentati sempre di più, fino all'ultimo regolamento che abbiamo, devo dire, corretto significativamente, quello sul packaging, che sembrava lasciare completamente la logica del riciclo, che pure il nostro paese è molto avanti rispetto agli altri, per passare
alla logica del riuso, mettendo in discussione tutti i confezionamenti per l'ortofrutta, per i prodotti alimentari, per il packaging sotto 1,5 kg, tanto per farvi un esempio, le insalate delle quarta gamma sparivano, così come tante altre produzioni agroalimentari. Ecco, tutta questa batteria di provvedimenti che però sono stati, ripeto, significativamente cambiati, quando non addirittura rinviati alla prossima legislatura. Il regolamento sui fitofarmaci l'abbiamo proprio bocciato in aula e poi la presidente von der Leyen l'ha ritirato del tutto, per cui è stato abbandonato. Però per darvi la motivazione perché c'è stata questa protesta così diffusa in tutta Europa, c'è stata un'accumulazione di problemi che poi ha trovato anche in alcune decisioni nazionali, come una ciliegina sulla torta, alcune decisioni nazionali che hanno ulteriormente penalizzato il settore. Vedi l'eliminazione degli aiuti al gasolio agricolo in Germania o la decisione di abbattere il 30% dei capi in Olanda, dei capi bovini. Quindi decisioni europee, una PAC complessa, una serie di decisioni europee per accelerare questo percorso di transizione ecologica, una serie di provvedimenti nazionali che andavano a inasprire mettendo in difficoltà il reddito degli agricoltori, il tutto in una congiuntura economica non facile, perché abbiamo ormai da un anno e mezzo, una situazione di compressione dei redditi agricoli dovute alla riduzione dei prezzi dei prodotti agricoli e all'aumento dei costi, perché costo di energia, costo dei trasporti, costo dei fitofarmaci, dei fertilizzanti hanno compresso ulteriormente i redditi. Da qui le proteste che abbiamo un po' assistito in tutta Europa. No, tutto questo condito da una vera e propria invasione. Adesso non mettiamo in discussione assolutamente la necessità di aiutare l'Ucraina, eh? Non mi fraintendete, però l'Ucraina sta esportando in Europa, approfittando di quelle che noi abbiamo chiamato i corridoi di solidarietà, i solidary lane, per offrire all'Ucraina delle alternative rispetto alla tradizionale esportazione ucraina dal porto di Odessa nel Mar Nero, che è stato da sempre un porto fondamentale per le esportazioni di quel paese, soprattutto verso l'Africa, verso i paesi in via di sviluppo. Non riuscendo più a farlo, noi abbiamo creato questi corridoi all'interno dell'Europa per le produzioni ucraine, soprattutto mais, grano e semi oleosi, che dovevano transitare dall'Europa per arrivare poi ai porti dell'Adriatico, eccetera, per raggiungere i paesi africani, e che in realtà si sono fermate in Europa. Tanto per darvi dei numeri, in Italia noi abbiamo triplicato le importazioni di mais dall'Ucraina, abbiamo più che raddoppiato le importazioni di cereali. Ovviamente tutto questo va ad appesantire il mercato europeo, a spingere verso il basso i prezzi dei prodotti agricoli europei, spesso anche creando delle vere e proprie concorrenza sleale, perché le regole che rispettano gli agricoltori ucraini non sono certamente le regole che rispettiamo noi in Europa dal punto di vista degli standard di qualità, eccetera. Quindi tutto questo oggi è oggetto, diciamo, di una, non dico revisione, ma insomma di un ripensamento e di un adattamento verso quella che è inevitabile, nessuno qui mette in discussione, la transizione ecologica va fatta. Così come va portato avanti il grande progetto del Green Deal, però lo dobbiamo fare tenendo sempre presente quell'equilibrio complicato e difficile tra le tre dimensioni, che sono quella ambientale, quella economica e quella sociale. Cioè, non possiamo mettere sotto stress un settore che poi finisce per ridurre sostanzialmente la presenza aziendale. Molte aziende infatti stanno fallendo, con un ritmo più veloce di quello che è il naturale adattamento del settore, e questo non può che provocare, diciamo, un peggioramento degli standard a livello europeo, perché quello che poi importiamo dai paesi terzi, se non lo produciamo noi in Europa, è sicuramente meno di qualità, rispettoso di meno standard di quelli che rispettano i nostri agricoltori. Quindi abbiamo un problema di riduzione della capacità produttiva europea e aumento di produzioni che invece hanno degli standard inferiori. Ecco, questo è un po' il quadro generale che ha portato a questi adattamenti, a questi ripensamenti, a partire proprio da questi giorni. Abbiamo
corretto significativamente la direttiva sulle emissioni industriali, escludendo i bovini e lasciando i maiali e i polli, così come la prossima settimana si annuncia un intervento importante, proprio martedì prossimo, per un robusto pacchetto di semplificazione della PAC per venire incontro agli agricoltori. Quindi diciamo che a fronte di tutto questo malessere, di queste difficoltà, che fatemi dire, potevano accorgersene prima, perché noi in Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale lo dicevamo già da un paio d'anni, pure di più, delle difficoltà crescenti che stavano vivendo gli agricoltori europei. E quindi noi adesso ci troviamo un po' questa situazione complicata anche dalla assenza, forse questo lo possiamo dire tra di noi, di un commissario all'agricoltura che gestisse in maniera equilibrata le pressioni di carattere ambientale che la Commissione ha robustamente incorporato, diciamo, nelle sue scelte. Noi abbiamo oggi un commissario all'agricoltura polacco, Janusz Wojciechowski, un ex collega da parlamentare europeo, l'abbiamo conosciuto, però diciamo non ha avuto quel peso politico, venendo anche da un paese, da un gruppo politico un po' di minoranza. Adesso sta crescendo, ma insomma non ha saputo gestire come forse avrebbe fatto, che so, un Franz Fischler o un Filogano, altri commissari che nella storia della politica agricola hanno rappresentato, diciamo, dei robusti punti di riferimento. Ecco, questo è il quadro che vi volevo fare. Quindi questi adattamenti di carattere macroeconomico che si stanno manifestando un po' in tutto il mondo, con questa crescita di domanda dovuta ai paesi soprattutto emergenti, si va a scontrare in realtà con delle situazioni particolari in Europa dovute a questa crisi post-invasione russa in Ucraina e a questa accelerazione che abbiamo impresso sulla transizione ecologica. È un momento complicato, naturalmente adesso è fine legislatura, per cui i messaggi si mischiano anche con slogan di carattere politico, perché tutte le forze anti-europee, potete immaginare in questo contesto come ci sguazzano, no? A parlare male dell'Europa, a sparare contro l'Europa, a dire: ecco qui, vedete l'Europa cattiva che mette in difficoltà i suoi agricoltori, basta, dobbiamo tornare indietro. Ecco, questo clima lo avete visto, tra l'altro, non molto tempo fa in Olanda. Le elezioni olandesi hanno segnato un po' un punto di svolta, non le ultime politiche, quelle precedenti, dove un fantomatico partito degli agricoltori, BBB si chiama così, con 3B, è arrivato al 30% dei consensi da zero. Questo per dirvi che il malessere c'è ed è forte. Così come tante forze sovraniste, nazionaliste, stanno lucrando e approfittando di questa situazione per farsi paladini degli agricoltori a livello europeo, eccetera, eccetera. Fortunatamente, devo dire, gli agricoltori non tutti seguono queste sirene, pur rendendosi conto che delle correzioni vanno fatte, però, diciamo, oggi, grazie anche a questi interventi tempestivi che abbiamo prodotto, c'è un ritorno alla normalità, pur in una situazione particolarmente difficile come reddito, e stiamo pensando anche qui. In questo pacchetto dovrebbero entrare delle forme di aiuto, soprattutto per i paesi più esposti a questa pressione competitiva dall'Ucraina e paradossalmente anche dalla Russia. Io intervengo proprio su questo stasera in aula, proprio per segnalare come stanno ulteriormente crescendo. Noi abbiamo messo l'embargo ai prodotti russi, ma non l'abbiamo fatto per i prodotti agricoli. E la Russia, attraverso una triangolazione con la Turchia o direttamente, sta esportando tantissimo grano duro che invece l'Ucraina non produce o ne produce poco, e molti, ahimè, dei nostri produttori di grano duro sono sotto pressione da queste importazioni. Quindi insomma un quadro complicato, ma ripeto, pur in un settore che, ricordiamolo, è il primo settore manifatturiero europeo. Il primo settore come dimensione di export, abbiamo fatto l'anno scorso con tutti i problemi più di 200 miliardi di euro di export, il settore agroalimentare europeo. L'Italia non è stata da meno, perché noi da solo noi ne abbiamo fatti quasi 63, 62 rotti miliardi di euro di export,
Per cui in tutte le difficoltà, però, continua a essere l'Europa una grande potenza agricola, però il rischio è che se non governiamo questi adattamenti diventerà sempre più potenza trasformatrice più che produttrice, nel senso che molte materie prime le stiamo importando. Ecco, questa è un po' la premessa che vi volevo fare, tanto per sollecitare un po' le vostre domande. Naturalmente sono qui ancora con voi per un po' per rispondere alle vostre domande, curiosità o quello che posso. Grazie Luisa e grazie Jacopo. Grazie veramente per questa ottima introduzione, spiegazione e quadro. Io ho già alcune domande e quindi Francesco Franco il primo, Raimondo Caggiano a seguire. Prego, cerchiamo di essere brevi così riusciamo poi a lasciare il tempo per rispondere e anche per ulteriori interventi. Francesco, prego. Allora chiederei a Raimondo se può intervenire lui e vediamo poi se rientra Francesco. Va Grazie. bene, grazie, spero mi sentiate. Sì, Sì, ti molto sentiamo. bene. Benissimo. Io ringrazio molto Paolo De Castro per questa introduzione. E c'è questa dimensione straordinaria della politica agricola che è sempre stata centrale nella vicenda europea, che è diventata strumento attivo e passivo di politica estera, di sicurezza, di difesa e quant'altro nelle relazioni internazionali e ovviamente con le asimmetrie della concorrenza sleale e così via. La mia domanda si riferisce a un passaggio dell'intervento di Paolo De Castro in cui, ricordando la storia della politica agricola comune, mi pare abbia messo in evidenza questo ruolo della politica agricola comune a sostegno dei redditi, usiamo questa espressione che si usava al tempo del FEOGA, oppure per lo sviluppo delle strutture agricole, per modernizzare. Cioè. Io credo che questa dimensione ci sia tuttora e che negli Stati l'uso asimmetrico di queste due leve abbia inciso profondamente anche sulla manifestazione dei trattori. Per cui la mia domanda è proprio questa. Non sarebbe più, forse è complicato, oppure no, ma non sarebbe più utile poter esplicitare molto chiaramente quando la politica agricola è un sostegno ai redditi, nella fattispecie degli agricoltori, oppure quando è invece politica industriale, chiamiamola così, oppure sostegno delle strutture, perché questa confusione a volte crea le premesse per gli inconvenienti che abbiamo vissuto nei nostri paesi. Grazie a tutti. No, grazie a te Raimondo, vado velocissimo così diamo il tempo agli altri amici di intervenire. In realtà la PAC è sostegno sostanzialmente al reddito. Abbiamo due grandi pilastri che costituiscono la politica agricola comune attuale. Un primo pilastro che sono aiuti diretti, vengono pagati direttamente agli agricoltori a patto che però rispondono a determinati obblighi di condizionalità che oggi sono prevalentemente di carattere ambientale, benessere animale, abbiamo aggiunto anche la condizionalità sociale. Oggi qualche quotidiano italiano lo ricordava. Quindi la parte diretta che rappresenta mediamente il 70% dell'intero costo della politica agricola sono aiuti diretti condizionati al rispetto di queste regole. Ma sono aiuti diretti, quindi sono aiuti al reddito. Si calcola oggi una media a livello europeo, circa il 25% del reddito medio degli agricoltori è sostenuto dalla PAC, è sostenuto da questi aiuti al reddito. La rimanente parte, il secondo pilastro, sono aiuti allo sviluppo rurale, sono aiuti gestiti invece, nel caso nostro, dalle regioni italiane che ricevono questo plafondo e lo amministrano in base a una serie di provvedimenti che sono invece aiuti alle infrastrutture, aiuti agli investimenti in agricoltura, aiuto ai giovani agricoltori, vengono dati questi premi di insediamento, aiuti alla forestazione, eccetera, eccetera. Quindi un pacchetto di risorse che vengono amministrate con dei programmi di sviluppo rurale costruiti a livello nazionale e nel nostro caso con il contributo specifico delle regioni. Quindi è già così di fatto. Non esistono aiuti a strutture diverse dall'agricoltore. Questo ogni tanto c'è un po' di confusione, qualche volta sui giornali, noi diamo gli aiuti alle aziende industriali, non c'è, per essere beneficiario della PAC devi essere agricoltore a titolo principale.
Quindi, se non sei agricoltore, non ricevi gli aiuti. Un'azienda industriale non riceve aiuti. Ricevono gli aiuti gli agricoltori sotto queste due forme: un aiuto diretto, se rispondi a certe condizionalità, e un aiuto attraverso lo sviluppo rurale, agli investimenti, ai giovani, eccetera. Ma sempre se sei agricoltore a titolo principale. Devi avere la partita IVA, devi essere iscritto alle camere di commercio e devi essere IAP, cioè agricoltore a titolo principale. Avanti. Grazie Franco Sotte. Intanto Francesco Franco ha messo in chat la domanda dicendo se non si possono fermare gli ingressi nel mercato interno dei prodotti che non rispettano le condizionalità che valgono in Europa. E magari chiediamo anche a Franco Sotte direttamente, che poi uniamo questi due interventi se è d'accordo. Ciao Prego. Paolo, ciao Paolo. Grande Franco, ti Ciao. vedo in forma, mi Allora, fa piacere. Vai. io una cosa che mi lascia è questa parola agricoltore, perché stiamo parlando come, intanto come se fossero i contadini di una volta e non lo sono più. In secondo luogo stiamo parlando di agricoltori come se tutti producessero tutto. Invece c'è chi produce latte in questo momento, non ha problemi. Chi fa agriturismo in questo momento non ha problemi. Li aveva durante. E c'è qualche impresa, ovviamente Agrofert, ovviamente tu conosci, 103.000 ettari controllati e qualcosa come 5.200 dipendenti. E quello, quando si dice aiuto al reddito, stiamo parlando di chi? Di aiuto a chi? Perché, insomma, il problema è che veramente quelli che stanno protestando hanno delle serie difficoltà. Immagino anche difficoltà congiunturali, perché ci sono stati momenti in cui il grano non costava come adesso, ma in ogni modo hanno delle serie difficoltà. Ma altri no. E soprattutto rimane ormai non più 80-20, ormai è 10-90. Ecco, il reddito di chi stiamo sostenendo quando. E d'altra parte, io temo che questo ripensamento sul Green Deal sia di fatto un ritorno indietro, non un andare avanti. Ecco, naturalmente andiamo alle elezioni, questo lo capisco. E però, insomma, come lo giustifichiamo? D'altra parte, il Green Deal è stato uno dei cavalli di battaglia dei socialisti e democratici. Ecco, e il fatto che la von der Leyen, che l'ha proposto, i socialisti democratici poi a testa del Green Deal ora si ritrovino a dire va bene, ma insomma abbiamo sbagliato. Come la mettiamo? Sì, guarda Franco, vado diretto perché sono i temi che ci interrogano tutti i giorni e tu hai ragione. Il problema probabilmente è stata la gestione di questo Green Deal, l'assenza nel momento in cui si andava a costruire un percorso di maggiore impegno di carattere ambientale. In quel momento sarebbe stato utile avere un commissario all'agricoltura, fammelo dire in modo molto esplicito, che in qualche modo interpretasse questo mondo variegato, dove giustamente tu ricordavi alcuni settori. Oggi il settore del latte non è certamente colpito, magari lo era 3 anni fa quando era sceso a 35 centesimi litro. Oggi, se sei dentro un consorzio di una produzione a indicazione geografica, tra l'altro l'abbiamo appena riformate le indicazioni geografiche, oggi ricevi un prezzo del latte, cioè ti pagano il latte a 75-80 centesimi, quindi ti sta andando bene, come sta andando bene in altri settori. Sta andando male della frutta. Noi stiamo tagliando, ahimè, interi frutteti che non riescono a tenere il passo, penso soprattutto ai pereti dell'Emilia Romagna, oggi ridotti a meno della metà della superficie che era solo 10 anni fa. Quindi diciamo, è chiaro che l'agricoltura è fatta di tanti settori, ci sono luci e ombre, però diciamo che la fase che ha reso più complicato questo percorso del Green Deal è stata proprio la non entrare in sintonia con questo mondo. Te lo dico con uno slogan che però è azzeccato: gli agricoltori si sono sentiti imputati e non protagonisti.
Questo è il cuore, diciamo, e che vuol dire? Che noi, leggendo i giornali, non dico in Italia, anche negli altri paesi europei, gli agricoltori responsabili del dissesto idrogeologico, gli agricoltori responsabili dell'inquinamento, gli agricoltori che buttano questi prodotti chimici nei campi senza nessuno mai che avesse ricordato quanto ha fatto l'agricoltura negli ultimi 20 anni. Lo vogliamo ricordare anche tra di noi, perché sono sicuro che nessuno lo tiene ben presente. Noi abbiamo ridotto del 50% i principi attivi della chimica in 20 anni. Abbiamo ridotto del 17% l'uso di antibiotici in 20 anni. Però tutti questi progressi noi li abbiamo totalmente dimenticati e chiediamo alla... Certo che dobbiamo fare di più, non mi fraintendete, Però ma dobbiamo fare di più non rischiamo che i costruendo. soldi ormai ritornino nelle tasche di chi l'ha sempre presi e quelli che hanno combattuto con i trattori restino Ma col guarda che quei trattori lì, chi fiammifero in c'aveva quei mano. trattori lì, Franco, chi c'aveva quei trattori lì, sono tutti trattori di 200-300 Quello che cavalli, quindi certo. li avranno avuti probabilmente Anche proprio quelli con non l'aiuto sono, della politica agricola non è che hanno comune, non li bisogno hanno del avuti, reddito di certamente non se li sono cittadinanza o comprati di con i quello. soldi loro. Quindi, per carità, ci sono tante contraddizioni in queste proteste, adesso non entriamo nelle varie fattispecie, così come ci sono anche delle distribuzioni delle aziende per classi di superficie che dimostrano che una fetta, diciamo, noi abbiamo assicurazioni generali, abbiamo grandi aziende. Oddio, stiamo parlando poi in termini come aiuti PAC di percentuali, non così come a volte li descriviamo, perché la maggior parte degli aiuti vanno a quelle aziende, i 25-30, questa è la classe media dell'aiuto PAC. Quindi non è che, diciamo, questo va ingrandito troppo. Esiste però anche questa contraddizione. Però indubbiamente abbiamo un settore molto variegato. Sono settori, in alcuni campi, pensa al settore vitivinicolo, fino a alcuni anni fa era in profonda crisi, quest'anno superiamo quasi, lo presentiamo tra qualche settimana al Vinitaly, quasi 8 miliardi di euro di export nel settore vitivinicolo. E certamente ci sono tante case vitivinicole, pensa al Prosecco, quest'anno fa più di 600 milioni di bottiglie di Prosecco. Quindi voglio dire, ci sono luci e ombre. E anche qui bisogna capire, perciò occorre che chi guida questo percorso deve avere diciamo, un'attenzione, che insomma deve entrare in sintonia con questo mondo. Ecco, questo non siamo riusciti a entrare in sintonia. Grazie, io non vedo altre Scusami, che era domande. arrivata la telefonata. A coso? Serve a... Oppure digli di chiamarlo. Chiedo scusa, ho ricevuto una chiamata, dovevo passare. Ecco, quindi volevo dire anche due parole sul tema del rispetto delle regole, Luisa, perché questo che veniva sollevato prima è importantissimo. Si chiama reciprocità, quello che noi chiediamo, e cioè un analogo impegno da parte della Commissione, da parte dell'Unione Europea, del rispetto delle regole che i nostri agricoltori sono evidentemente obbligati a rispettare anche da parte di chi esporta in Europa. Questo principio della reciprocità, ahimè, non c'è. E quindi è una delle tante, diciamo, cause di questo malessere che in qualche modo viene esaltato anche da queste proteste. Non è facile, non è facile, perché noi abbiamo regole, pensate a Everything But Arms, regole che evidentemente cercano di dare una mano ai paesi in via di sviluppo e che evidentemente abbiamo tolto in quel caso tantissime obblighi proprio per aiutare in qualche modo questi paesi a poter entrare nel mercato europeo, usufruire del mercato europeo. Quindi anche qui c'è un contrasto non facile rispetto a quello che oggi gli agricoltori devono in qualche modo mettere in campo. Chiarissimo, direi. Ancora un altro paio. Non vedo altre domande. Alzate. Giorgio? Giorgio Guastella vorrebbe parlare, ma è mutato. O sbaglio? Mi Ecco Giorgio. sentite? Mi Sì, sentite? adesso sì. Sì, grazie. Dovrei fare una domanda al professore. Professore, buonasera. Intanto è un piacere rivederla. Io sono Giorgio Guastella da Ragusa e per quasi 40 anni mi sono occupato per conto della regione Siciliana, sono un agronomo.
lei è venuto qualche volta a Ragusa, ho il piacere di rivederla. Ascolti, mi sono occupato di aiuti diretti, ma anche di aiuti allo sviluppo rurale, misura agroambientale dagli anni 90, quindi so benissimo, ecco, i risultati che abbiamo ottenuto, soprattutto qui noi in Sicilia, i fallimenti che abbiamo avuto in tal senso. Io però le voglio fare un'altra domanda a proposito di questa crisi. In questo momento, e soprattutto le piccole e medie imprese agricole, lamentano il fatto che loro non riescano a entrare nel processo di formazione del prezzo, dei prezzi di vendita, che sono, diciamo, in mano alla grande distribuzione. Allora, la reazione delle grandi imprese agricole è positiva, nel senso che riescono a sostenere, a essere competitivi con questi prezzi. Io vorrei chiederle, le piccole e medie imprese agricole, di qualsiasi settore, guardi, io non le parlo, mi sono occupato tantissimo di zootecnia, qui i prezzi non sono assolutamente competitivi, dai costi di energia, recupero materie prime, soia e quant'altro, sono incredibilmente alti. Quindi io volevo chiederle, in questo processo di formazione del prezzo, lei quanto pensa che possano incidere le piccole e medie imprese? Perché sì, lei ha parlato di recupero di materie prime che vengono da. Ha focalizzato bene il problema per le materie prime. Il problema è la formazione del prezzo, che non è per niente competitivo per queste aziende. Lei come la vede come futuro? Allora, purtroppo, te lo dico anche provenendo da una famiglia di agricoltori meridionali, pugliesi, il problema è che poni un problema storico, gigantesco, ma che ahimè è storico, e che riguarda la scarsissima propensione all'organizzazione commerciale che hanno i nostri piccoli e medi agricoltori. Cosa che invece nel centro-nord del paese, riescono in maniera non sempre, per carità, però. Molte volte riescono ad affrontarlo, questa difficoltà di gestione dell'immissione del prodotto sul mercato, perché questo è un problema dell'agricoltura. Noi in economia li chiamiamo, gli agricoltori sono dei price taker, si beccano quello che il mercato gli dà. Ma per poter avere un po' più di potere di mercato, l'unica arma che hanno gli agricoltori è avere una dimensione organizzativa capace di mettere assieme più prodotto e quindi di avere una qualche forma di influenza del prezzo, cioè uscire dalla gabbia diciamo del piccolo che non ha capacità, ma entrare in un sistema organizzato. Ti faccio l'esempio di tantissimi piccoli produttori di mele del Trentino Alto Adige, che calza benissimo con la tua domanda. Il Trentino Alto Adige, la superficie media delle aziende agricole è di 2 ettari, 2,5 ettari, in tutte e due le province, Trento e Bolzano, va bene? Quei 2 ettari, 2,5 ettari, però, sono tali da rendere il primo produttore mondiale di mele all'interno del consorzio di Melinda, Val Venosta, eccetera. Fanno circa 1 miliardo di euro di mele, tutti organizzati all'interno di queste cooperative, che a loro volta sono organizzate in consorsi, delegando completamente la commercializzazione al consorzio che mette insieme quel marchio e quel prodotto. In questo caso loro riescono a difendersi e ad avere prezzi remunerativi anche se singolarmente non avrebbero nessuna possibilità. Questo vale anche per tutti i prodotti a indicazioni geografiche, dove c'è un consorzio che in qualche modo, anche grazie al marchio DOP IGP, riescono a mantenere, diciamo, una capacità organizzativa e quindi gestire meglio il mercato. Ma è assolutamente difficile, se non impossibile, riuscire a farlo lì dove c'è una totale disorganizzazione. Ogni singolo piccolo produttore non ha alcuna capacità di influenzare il prezzo, se non quello di essere alla mercé dei vari passaggi nella catena alimentare, dei raccoglitori, grossisti, impacchettatori, eccetera, eccetera. Questo è un po' diciamo, uno dei problemi storici della capacità organizzativa. Non a caso, se tu vai a vedere gli 830 circa prodotti a indicazione geografica italiana, sono 830, non sono pochi, mettiamoli tutti assieme, fanno più di 22-23 miliardi di euro, quindi parliamo di una fetta dell'agroalimentare italiano. Ebbene, dove stanno questi 830 consorzi? Tutti nel centro-nord, sono pochissimi quelli che stanno al sud. Visto che sei a Ragusa, non posso non ricordarti, per esempio, il cioccolato di Modica, IGP,
che è stato un grande successo. In quel territorio si è riuscito a costituire un consorzio intorno a un marchio registrato, un'indicazione geografica protetta, e oggi stanno cominciando a crescere. Siamo arrivati a 30-35 imprese all'interno di questo consorzio. Stiamo parlando però di piccole entità. Tutti insieme, credo il cioccolato di Modica non superi i 30-40 milioni di euro. Per darti una dimensione, il parmigiano reggiano quest'anno supera i 4 miliardi di euro al consumo. Questa è la Sì, dimensione, no? no, perché... Quindi, però, al di là che siano 50 milioni o 1 miliardo, il passaggio è obbligato. Non c'è una soluzione né giuridica né parlamentare, né dall'alto può calarsi un qualcuno che decide tu hai questo prezzo per il tuo pomodoro pachino. Se il tuo pomodoro pachino non lo fai entrare all'interno di un sistema organizzato, ti becchi il prezzo di 10 centesimi o quel poco, quella briciola che ti dà il commerciante di turno a cui tu ti devi sottomettere. Quindi non c'è alternativa alla dimensione organizzativa commerciale che è fatta di aggregazione in qualunque formula, cooperativa, consortile, associativa, ma senza una dimensione organizzativa non c'è spazio per le piccole e medie imprese. Sono necessariamente vittima di chi ha più forza di loro a valle della produzione. Grazie. Un'altra domanda. Chiarissimo Giorgio Tacconi, prego. Da smutare, Giorgio. Mi sente? Sì. Ecco, mi scusi, sì, sono qua. Ecco, allora dicevo, la saluto da Verona dove lei è una star. Le volevo chiedere, qui mi sembra che per il discorso del Green Deal, no, dell'ambientale, manchi tutta la fase della coltivazione o eventuale coltivazione di essenze, di piante, insomma, di coltivazioni che più efficienti per la cattura della CO2, cioè manchi tutto quell'aspetto e magari attivazione di filiere in questo senso. Le chiedo se lei mi può dare o se ci sono prospettive in questo senso, insomma. Non so se ha. Mi sono perso l'ultimo passaggio. Sì, semplicemente se c'è la possibilità di operare anche con la coltivazione di essenze più efficienti per la cattura della CO2 in No, vista certo. del, ecco. Cioè, no, il carbon farming è probabilmente una delle piste più interessanti per il futuro. Anche perché dobbiamo sempre di più legittimare questa politica, no? Perché poi questa politica costa un sacco di soldi e per poterla legittimare dobbiamo poter dire al cittadino contribuente: guarda, tu dai dei soldi agli agricoltori, loro non solo mettono in atto, diciamo, tutte quelle pratiche, quelle attenzioni per gli animali, eccetera, ma catturano CO2 e quindi in qualche modo danno un contributo significativo alla riduzione delle emissioni in atmosfera. E quindi questo tema legato poi alle varie specie vegetali che possono essere più o meno efficienti in questo tragitto è fondamentale, fa parte proprio del futuro, di quello che noi tutti speriamo, ci auguriamo possa essere un'agricoltura sempre più rispettosa dell'ambiente che contribuisce significativamente. Il problema, per tornare a quello di prima, cioè non è in dubbio questo percorso, il problema è come. Cioè, la Commissione non è entrata bene nell'ottica del come. Come io accompagno questo settore perché arrivi a questi risultati? Qual è il progetto? Ecco, ti faccio un esempio concreto. Gli Stati Uniti hanno approvato l'Inflation Reduction Act, l'amministrazione Biden, non più tardi di un 6 mesi fa, e ha detto: io voglio accompagnare i miei farmers americani, gli metto sul tavolo 20 miliardi, 18 tipologie di progetti, alcuni sulle macchine, perché per esempio la meccanica può dare una mano enorme, l'innovazione meccanica in agricoltura oggi è straordinaria, attraverso i droni, i satelliti, eccetera, oggi gli agricoltori potrebbero per esempio ridurre già da soli il 30% dei prodotti chimici perché potrebbero efficientare l'utilizzo lì dove serve, grazie
alle foto aeree, a questi strumenti, però costano queste macchine, cioè bisogna fare un progetto per accompagnarli lì, non è che gli si dice questo è l'obiettivo, arrangiati. Ecco, è mancato questo accompagnamento e purtroppo la ragione principale sta nel principale responsabile della politica europea, che poi è il commissario all'agricoltura, c'è poco da fare. Ecco, questo in qualche modo ha creato ulteriori fratture. Però il tema che tu poni è fondamentale, anzi, probabilmente è una delle piste di maggiore successo nel futuro. Grazie. Grazie a te. Grazie, buonasera. Grazie, abbiamo ancora sempre da Ragusa. Vito Piruzza, prego. Grazie, Ragusa. buonasera. Volevo tornare sull'argomento posto da Giorgio riguardo al problema del prezzo. Dico, ha avuto un ruolo in questo il fatto che da 30 anni c'è stata una forma anche un po' di smantellamento delle agevolazioni nei confronti della cooperazione? Sì, in parte, anche se la cooperazione in realtà nelle aree del centro-nord non è ridotta, e si è trasformata, è cambiata, ma continua a mantenere un solido ancoraggio all'agricoltura. Torno nell'esempio più semplice per me, il parmigiano reggiano. Il parmigiano reggiano è fatto da 400 cooperative, sono tutte cooperative. E sono cooperative più o meno piccole, più o meno grandi, che mettono assieme decine di allevatori che conferiscono il latte al caseificio cooperativo, il quale a sua volta rispetta il disciplinare del parmigiano reggiano. Quindi la realtà cooperativa Scusi, non è. onorevole, è diverso però, le realtà già strutturate hanno meno bisogno di incentivazione rispetto a quelle che potrebbero nascere. Il No, ma fatto anche che cooperative nuove, che ne sono nate. Adesso io ti ho citato il parmigiano reggiano e ti potrei citare tanti esempi nel settore ortofrutticolo dove sono nate tante OP. Ripeto, ahimè, quasi tutte sempre nel centro-nord, anche se c'è qualche realtà pure nel sud. Non esageriamo adesso con questo, non vorrei dare la sensazione che non ci sia proprio niente, no? Perché la mozzarella di bufala campana di OP quest'anno arriva vicino al miliardo di euro e sono lì tante aziende e tante cooperative, quindi c'è di tutto, ecco. Ci sono anche delle situazioni in Calabria per il Clementino, hanno fatto delle associazioni di produttori che funzionano, quindi ci sono delle realtà, però diciamo se dobbiamo fare una valutazione un po' più vasta, beh, la difficoltà di creare queste strutture organizzate, che siano cooperative, che siano consorzi, che deve essere a forza cooperative, qualunque forma, ma che metta assieme una dimensione tale da poter poi fare i contratti con la distribuzione, fare un packaging, rispettare se si è all'interno di un IG determinati disciplinari di produzione. Insomma, bisogna essere parte di un sistema. L'agricoltura da sola oggi non ha nessuna possibilità. Oggi non è i tempi di mio padre che diceva io ho fatto un buon prodotto, poi qualcuno se lo comprerà. Ecco, non funziona più così. Oggi hai fatto un ottimo prodotto, stai a metà dell'opera. Se non sei capace di immetterlo sul mercato e trarre reddito, non ci stai, non riesci a stare in piedi. Ecco, questo oggi è diventato sempre più difficile proprio perché queste strutture della grande distribuzione, supermercati, sono diventati sempre più grandi e oramai gran parte diciamo, di ciò che noi andiamo a consumare passa da queste strutture organizzate, le quali ti chiedono dimensione organizzativa, rispetto di tempi di consegna, scontistiche, brand, eccetera, eccetera, eccetera. Ultima domanda e poi vado a parlare. Qualcuno vuole cogliere l'occasione? Sì, Marco Schembari, o Schembari, chiedo scusa. Prego. Mutato, però, sinora. Sempre Attivare il muto. microfono. L'abbiamo perso. Bagno agricolo che vi siete fatti questa sera Interessantissimo, veramente. è Ci abbia veramente dato
dato Senti, ti soluzione. faccio io allora una domanda. Vai, Jacopo. Ci sono le nostre cose di cooperazione, CEFA, eccetera. Ogni tanto perdi la voce, Jacopo. Attento al Pronto? bottoncino rosso. Ecco, Allora, adesso ti sentiamo. dicevo, per aiutare la modernizzazione dell'agricoltura che viene dal resto del mondo, che aiuta poi allo sviluppo o che va nel resto del mondo, che effetti si vedono? Per esempio, mia figlia Fiammetta è stata in Marocco e lì si è data da fare a sviluppare cooperative per la produzione di olio extravergine di oliva. C'era un progetto CEFA seguito. Vabbè, Queste, ci cioè, sono per avere la tante. qualità, le corrispondenze, anche là ci vuole organizzazione, se no il Sì, controllo della anzi, qualità. devo dire che molti progetti di cooperazione stanno prendendo proprio il caso del Marocco, ma anche la Tunisia sono emblematici, stanno applicando il modello delle indicazioni geografiche europee. Valorizzando il prodotto e grazie a questi sistemi di qualità, a questo sistema delle indicazioni geografiche, poi lo esportano, ma rispettando queste regole europee. C'è proprio la possibilità che viene concessa dalla Commissione di utilizzare queste regole europee e quindi nel momento in cui tu ti impegni a utilizzarle, sei anche protetto dalle tutele europee. Quindi questa è una delle strade possibili, certamente. Anzi, crea meno difficoltà nella competizione, diciamo, tra sponda sud e nord del Mediterraneo, un'organizzazione di qualità rispetto invece alle produzioni massive di materie prime a prezzi bassi che poi finiscono per creare difficoltà ai nostri produttori e quindi creare un clima non positivo nella cooperazione nord-sud. Quindi c'è questa possibilità e si può fare. Ecco, bene. Nel frattempo, Luisa, vai. Marco Schembari l'ha messa in chat e chiede sul fatto che le statistiche danno cifre in calo nei volumi delle vendite di ortofrutta che sono, se non interpreto male, il doppio rispetto al prodotto interno lordo, cioè come percentuale immagino. E questo è un trend che va avanti da qualche anno. Voleva chiedere un'opinione, ecco. Sì, purtroppo l'ortofrutta, anche qui ci sono luci e ombre. In alcuni casi continuiamo a mantenere una leadership internazionale. Citavo prima il caso delle mele, potrei citare il caso del kiwi, dell'uva da tavola. Purtroppo non è così in altre produzioni frutticole di cui eravamo tradizionalmente esportatori. Pensa, per esempio, il caso più emblematico sono le arance. Noi eravamo i fornitori di arance in tutti i mercati nord europei. Oggi la Spagna ci ha totalmente soppiantato e la cosa divertente è che se andiamo a fare delle indagini sul consumatore tedesco, che è il principale acquirente, ti dice che loro preferirebbero le arance italiane, però comprano solo quelle spagnole. Il problema, ancora una volta, è la dimensione organizzativa, cioè la capacità da parte di queste grandi centrali cooperative o associazioni spagnole di aver conquistato i canali della grande distribuzione tedesca e essendo in grado di rispettare quantità, qualità, standard che i nostri 1.400 ancora oggi esportatori ortofrutticoli agrumari non riescono a fare, no? Cioè loro, come pensiamo, quattro centrali d'acquisto tedesche per rifornire i loro punti vendita si devono. Devono telefonare a 1.400, cioè è proprio un collo di bottiglia, una difficoltà. Loro sono stati più abili di noi, infatti gli spagnoli ormai nell'ortofrutta hanno triplicato l'Italia, loro stanno a 15 miliardi di export l'anno contro i nostri, ahimè, 5, quando va bene, 5 e mezzo. E questo è soprattutto dovuto alla loro capacità di organizzarsi dal punto di vista commerciale. E noi, ripeto, salvo alcune eccezioni, quelle che citavo prima, lì dove non c'è stata questa dimensione organizzativa, non ce l'abbiamo fatta quando i mercati cambiavano da mercati rionali a mercati tradizionali di vendita, mano a mano si concentravano in queste strutture della grande distribuzione, noi perdevamo quote di mercato.
e automaticamente le prendevano altri, in particolare gli spagnoli sull'ortofrutta. Quindi è proprio un problema di canali commerciali. Parlare con questi grandi buyer della distribuzione è ovviamente molto difficile. È facile a spiegarlo, ma poi è difficile trovare degli interlocutori che abbiano il peso economico, la dimensione e le capacità di poter interloquire. E noi abbiamo qualche esempio, ma purtroppo nella media non siamo in grado di duplicare quello che fanno, per esempio, le serre di Almeria in Spagna, dove ci sono più di 20.000 ettari di serre per fare praticamente i pomodori, i peperoni, le melanzane che vanno a rifornire quasi integralmente la grande distribuzione tedesca. Chiarissimo, direi, questa annotazione Però importantissima. non perdiamo fiducia nell'Europa, per favore, aiutiamo soprattutto voi, che ne siete i paladini, in un momento in cui tutti parlano male di Europa. Abbiamo bisogno di chi, pur nelle difficoltà e magari anche in qualche errore, che nessuno lo nega, però l'unica risposta ai problemi di oggi ce la può dare solo l'Europa. E questo l'abbiamo visto col Covid, lo stiamo vedendo, ahimè, anche sul piano della difesa. Lo abbiamo, spero, anche in agricoltura, una dimostrazione, pur in tante difficoltà, però abbiamo creato il più grande comparto agroindustriale del pianeta e ce l'ha l'Europa il primato, non gli Stati Uniti, eh.